importante che le donne capiscano che le istituzioni ci sono, che c'è chi le aiuta, quindi devono rivolgersi e avere fiducia, soprattutto fiducia nelle istituzioni. Lei la violenza la vive tutti i giorni, subita dal compagno e vissuta in carrozzella con protesi e arti brutalmente mozzati. Ma a volte la violenza è più sottile, fatta di pressioni psicologiche che sfociano in depressione e in gesti estremi. In mezzo alle mille odissee, vissute soprattutto al femminile, molte delle quali non emergono mai, soffocate tra le mura domestiche. Non abbiamo molti indicatori che ci possano dare degli elementi oggettivi, tuttavia per esempio l'accesso di pronto soccorso, che è un senz'altro un indicatore interessante, ci dice che abbiamo numeri 2-0, siamo passati dal 2010 in cui avevamo circa 150 accessi ad accessi che riguardano il 2012-2013 che si attestano intorno ai 240-260 accessi di donne che vengono per denunciare un fatto di violenza. Dati che hanno spinto il Comune di Vittorio Veneto ad aprire il primo centro antiviolenza della Marca. Il Comune mette già 10.000 euro i locali, personale, e poi chiede un aiuto alla Regione che ha proposto questo bando proprio per cercare di fare anche un'azione di formazione culturale nei confronti delle donne perché ci sia maggior rispetto. Sarà il primo punto di accesso e cercheremo di farlo anche di pubblicizzare e di farlo conoscere a tutta la popolazione per qualsiasi persona che abbia a che fare con questo problema della violenza, dello stalking. Anche non necessariamente solo donne, possono essere anche familiari, uomini, cioè è indirizzato ovviamente principalmente alle donne, ma direi a tutte le realtà che entrano in contatto con le problematiche della violenza di genere. Ora non resta che prendere coraggio e denunciare. È utile quello che stanno facendo, veramente.